Vi voglio parlare di Padlet e come si fa a implementare una lavagna online. Padlet è una bacheca di messaggi online che assembla su un unico luogo documenti, testi, annunci, video, audio, presentazioni e quello che si vuole. Si possono infatti scrivere questi annunci, prendere appunti sulla lavagna, può essere usata per il lavoro collaborativo, l'organizzazione dei materiali è ottimale ed è utile, molto utile per il brainstorming. Può essere ottima per preparare dei portfolios, da usare per costruire anche un diario di formazione e facilitare sicuramente lo scambio delle idee. Si interfaccia per comunicazioni in movimento, per processi in costruzione, per surriscaldare le presenze, per far accadere degli eventi, per raccontare ciò che si trova, per fornire degli esempi. Come fare? Nella pagina di ricerca di Google scrivo Padlet. Clicco sul primo link, Padlet, carta per il web, e in Padlet mi registrerò. Io sono già registrata, prenderete un account e dopo potete fare login e una volta che siete entrati, cliccate su New Padlet. Ora dobbiamo settare la nostra lavagna. Per queste operazioni clicco sulla rotellina che trovate alla vostra destra. Metto un titolo, il titolo sarà Tutorial, una description, questa è una dimostrazione. Posso mettere dei tag e quindi posso mettere formazione. Posso inserire un'icona vicino al titolo, un portrait. Posso scegliere tra quelle disponibili, ce ne sono diverse, oppure posso uploadare dal mio computer quella che ho preparato. Ne metto una qualsiasi, metto l'icona di Padlet e la vedete comparire nell'intestazione proprio della lavagna. Posso scegliere uno sfondo, un wallpaper e ne ho molti a disposizione e potete anche uploadare il vostro se questi non vi soddisfano abbastanza. Ne prendo uno che mi piace, di quelli disponibili, poi dovrò settare il layout. Ho tre possibilità, il freeform, cioè che i messaggi mi vengono inseriti quindi in maniera libera sulla lavagna, oppure lo stream che mi vengono inseriti in una successione, oppure grid in una griglia. Scelgo grid e dopodiché vado a settare la privacy. La privacy mi chiede in privacy se lo voglio il mio padre privato, protetto da password, oppure che il link sia visibile a quelli che hanno l'indirizzo
quindi è un indirizzo pubblico, ma non comparirà sulla pagina iniziale di Padlet, oppure totalmente pubblico, cioè che qualsiasi persona ricerchi a Padlet lo può trovare nell'interfaccia stessa di Padlet. Scelgo il hidden link e ammetto che chi poi accederà potrà scrivere, perché questo Padlet ha una destinazione didattica e prevede l'interazione di docenti o di alunni o di altre persone, ammetto che possono scrivere downright. Avrei anche la possibilità di controllare gli accessi, permettendo l'entrata a quelli a cui mando l'invito, oppure di moderare il post. Lascio così, così come ho settato. E vado anche, quando ho finito, avrò finito il mio Padlet, andrò in questa icona Share Export e potrò condividere il mio Padlet sui social network e esportarlo come immagine, PDF, Excel, CSV. Posso anche prevedere anche la sottoscrizione per email e la stampa. Interessante è il codice embed che posso copiare e incollare nel mio sito per far comparire la lavagna nel luogo, ad esempio, della formazione. Se uso WordPress ho il codice embed appropriato per l'uso cioè per l'inserimento della lavagna in WordPress. Ok. Ora siamo pronti per utilizzare la lavagna. Basta fare due clic sulla lavagna, scrivere un titolo, scrivere una spiegazione o qualcosa. Si possono poi aggiungere, come vedete, una serie di elementi, audio, video, foto e documenti. Allora, metto un titolo. Il titolo sarà in questo caso, beh, posso mettere il mio nome, Laura Antichi, perché se siamo in tanti sulla stessa lavagna è bene sapere chi mette la risorsa. Posso scrivere sotto qualche cosa, in questo caso posso mettere il tutorial che avevo fatto di presentazione di Padlet come titolo, e quindi con il più aggiungo il link from web del mio tutorial. Faccio submit, mi chiede se va bene quanto mi propone l'invista, dico di sì. E come vedete, sotto il messaggio mi compare la risorsa che ho inserito. Se cliccate sulla finestra, vedete comparire la risorsa che potete benissimo navigare. Okay. Posso inserire un altro messaggio cliccando due volte. Il titolo potrebbe essere post, metto un'immagine questa volta e questo presento un poster, ad esempio, era per farvi vedere, faccio sempre su più. Questa volta lo vado a prendere, l'upload dal mio computer, choose file e vado a prendere il poster che dal mio computer in questo caso.
Vediamo se lo carica. Ci mette un po' a caricare. Mi dice se va bene. Metto ok. E quindi vedete comparire l'immagine del mio poster. Posso cliccare un'altra volta. Questa volta voglio aggiungere un documento e come titolo scrivo, posso scrivere documento, tanto per far vedere. Esempio, sotto, esempio di griglia, esempio di griglia. Vado sempre sul più. Ok, upload dal mio computer, choose file e posso, no, no, questo non lo voglio, boh, facciamo questo, assessment, questo PDF, lo carica. Poi dipende la velocità, comunque anche dalla connessione che c'è in questo momento, ce n'è molto poca, evidentemente. Comunque lo carica pianino pianino. Volevo dirvi finché carica il documento che è sempre interessante e importante quando la lavagna viene usata in una classe, utilizzare il proprio nome nella intestazione dei materiali che vengono uploadati, così si ha anche traccia di chi ha postato. E forse arriva adesso questo upload. Dovrebbe arrivare. Adesso lo sta caricando e mi chiederà se va bene la vista, va bene, erano ancora le rubriche valutative. Mettiamo ok, era un PDF, comunque era piuttosto pesante, sì, quello che ho scelto per quello che ci metteva tanto tempo. E anche qui poi posso vedere la risorsa. Come mi viene proposta, sempre con questo caricamento lento, in questo caso vedete che posso scorrerla. Ecco, questo è Padlet, buon lavoro!